Belén Rodríguez ha rotto anche con il suo ultimo fidanzato. Secondo un'indiscrezione c'entra il suo ex, Stefano De Martino. Belén Rodríguez e i suoi amori sono sempre al centro delle cronache rosa, soprattutto in estate. La showgirl da qualche mese aveva una nuova relazione. Ma davvero è tutto terminato? E cosa è accaduto di preciso? Dal punto di vista lavorativo, Belén è pronta a tornare in pista. In autunno sarà al timone di due programmi per Discovery, uno su 9 e l'altro su Real Time. Si tratta di Only Fan Comic Show e Amore alla prova, la crisi del settimo anno. I due show arrivano dopo la pausa di un anno, ma a far parlare ancora una volta di lei è la sua vita sentimentale. Belén Rodríguez, rottura con l'ultimo fidanzato, non riesce a dimenticare Stefano De Martino. Belén Rodríguez continua a incassare delusioni amorose, ma a quanto pare non avrebbe ancora perso la fede nell'amore. Dopotutto è stata lei, in passato, ad affermare che avrebbe continuato a cercare la persona giusta. Da qualche tempo la soubrette argentina aveva nel suo cuore l'affascinante Angelo Edoardo Galvano, ingegnere nel settore energetico originario della Sicilia, ma residente a Milano, dove lavora. L'attrice aveva cercato di tenere la sua ultima relazione il più lontano possibile dagli occhi indiscreti dei media, senza condividere scatti sui social o fare affermazioni pubbliche. Dalle foto scattate dai paparazzi sembrava che tra i due ci fosse grande intesa. Pare addirittura che la conduttrice sudamericana lo avesse definito l'uomo che aspettava da tempo, sensibile, concreto e senza grilli per la testa. Ma a quanto pare le cose non erano affatto così. Stando a Diva Donna, la coppia si sarebbe detta addio già una settimana fa. I due erano stati beccati insieme ad Albarella, in provincia di Rovigo, dove la showgirl si stava rilassando con la famiglia. A sua volta l'aitante ingegnere era stato avvistato proprio in quel di Albarella. Avvistamento confermato dai follower dell'esperta di gossip Deianira Marzano, che avevano riferito di aver visto la coppia su una golf car. Sembra però che questa storia d'amore estiva sia già arrivata al capolinea. Fonti vicine alla VIP di Buenos Aires hanno riferito al settimanale Oggi che dietro al naufragio di questa relazione ci sarebbe, ancora una volta, Stefano De Martino. Secondo le voci di corridoio, Belén non avrebbe ancora elaborato il dolore per la separazione dal conduttore, e starebbe cercando di anestetizzare l'insoddisfazione con una confusa girandola di relazioni. Ma sarà davvero così?